Allora, come sta andando con i libri di testo? Il primo approccio perché la bimba inizia quest'anno. È un po' difficile, però ce la stiamo cavando. Sono aumentati molto i prezzi, infatti abbiamo preso i quaderni, l'accessorio giusto. I libri di testo ci danno le cedole a lei, perché è scuola prima elementare. Mentre i quaderni quanto pagano? I quaderni adesso ho preso l'ultimo pacco a 12 pezzi 5 euro, adesso al mercato. Invece da altre parti costano un quaderno 2 euro, 1,50 euro, dipende poi dall'immagine. Ti posso chiedere che immagini preferisci? Di più mi piace unicorno. L'inizio dell'anno scolastico quest'anno è stato segnato dall'aumento dei prezzi dei libri e dei corredi scolastici come quaderni, album e via dicendo, su cui pesano anche inflazione e caro energia. Si calcola addirittura un rincaro del 7% e secondo associazioni a tutela del consumatore come il Codacons, quest'anno si spenderanno intorno alle 1300 euro per studente. Ma è solo questo il problema? Ecco, la domanda è, coi libri di testo come sta andando? Quest'anno dobbiamo ancora incominciare, me la sto prendendo con comodo perché ho superiori, medie. L'anno scorso abbiamo incominciato con un costo base di 800 euro su due, perché ho il bambino al nido che comunque pago la retta ogni tre mesi, calcolando che pago un minimo e sono 200 euro, è diciamo un tasso più basso in base anche al reddito. E niente, poi comunque ci sono da prendere gli album, le squadrette, tutto il materiale che serve, i quaderni, che comunque hanno anche loro un costo, calcolando che un album costa 10 euro. Riuscite a passare i libri da uno all'altro, per esempio quello? Assolutamente no, da un anno, non dico un anno, ma due anni cambiano i codici e bisogna comprare testi nuovi, usati non si riescono a trovare. E c'è effettivamente una differenza tra un testo e l'altro? Se il testo è lo stesso e cambia solo il codice a barre, praticamente dicono, io questa cosa non l'ho riscontrata, perché comunque non puoi mettere a disagio un ragazzo che il testo devono trovarlo tipo pagina 10 e lui dovrebbe andarlo a cercare chissà che pagina, perché comunque alla fine sono le stesse cose. Riuscito a trovare qualcosa di seconda mano? Sì. Quanto è stata più? Poca roba però. Usati semplicemente due, sì. Ho dato anche un bel po' di libri, sì. Ne abbiamo dati. Questi sono da gettare e questi sono stati acquistati. Sì. Sono tre buste. E tra quaderni e tutto. Due buste di queste da dare e mi è tornato indietro solo questo. Posso chiedere quanto è stata la spesa in tutto quest'anno? Comunque sulle 300 euro. Io vado un po' a sopravvivere. Senti, ma voi dovete comprare anche spartiti? Sì. Cioè, fogli, quaderni musicali? Sì, sì, il pentagramma ovviamente e i libri musicali che costano parecchio. E più o meno quant'è la spesa? Se li troviamo usati a metà prezzo, però per esempio ci sono stati due libri quest'anno che ho dovuto prendere a 60 euro. Li hai trovati tu? Sì, li ho prenotati tutti qui. E riuscito a trovare qualcosa usato? Sì, 5 usati e 2 li ho dovuti acquistare. Ma perché era cambiato il testo? Sono cambiati i testi, sì. Come capita, come tutti gli anni praticamente. E ha trovato dei rincari molto alti? No, più o meno i prezzi sempre quelli. Quindi le è andata bene? Sì, almeno personalmente sì, mi è andata bene.